Radio News 24, on air. Ben ritrovati ancora qui su Radio News 24, io sono Gianmarco. Oggi parleremo di esplorazione e scoperta dei luoghi dell'Emilia Romagna insieme ad una guida ambientale escursionistica, Michele Boschi. Ciao Michele. Ciao Gianmarco. Quando nasce la tua passione anche per la natura e per, ecco, le escursioni? Allora, la mia passione nasce un po' per caso, è nata all'estero, a Lanzarote, Isole Canarie. Sono appassionato moltissimo agli ambienti naturali, alle tradizioni del luogo dove vivevo. E una volta rientrato in patria con mia moglie mi sono dedicato attivamente a cercare di sviscerare e di proporre a tutte le persone con cui venivamo a contatto le peculiarità e le cose più anche nascoste dei posti dove viviamo. Che tipo di itinerari turistici proponete anche? Allora, noi siamo entrambi guide ambientali escursionistiche, quindi la base generalmente è quasi sempre un'escursione a piedi, non particolarmente difficile, perché quello che ci interessa più che altro è portare gli attori, quindi che accompagniamo, a scoprire qualche peculiarità del posto che visitiamo, su tutti gli aspetti che menzionavamo prima, quindi naturalistico, tradizionale, culturale ed enogastronomico. Noi viviamo a Monghidoro, sull'Appennino bolognese, e ci spostiamo un po' attraverso tutto l'Appennino tosco-emiliano. Siamo in una zona che è confine di tre realtà meravigliose, secondo noi, che sono quella emiliana, quella romagnola e quella toscana. Il bello è anche viaggiare e mostrare le differenze che ci sono tra le varie zone. E poi anche capire anche le diverse culture. Sono clamorosamente diverse. L'Emilia Romagna è una grande regione di transizione, ha una storia molto, molto complicata. Spostandosi di pochi chilometri si trovano realtà assolutamente diverse. Guardi per esempio i vini diversi che si trovano, anche certo. Passando in Toscana è tutto diverso, il cibo tipico di Bologna è diverso da quello di Modena, è diverso da quello della Romagna, è diverso da quello della Toscana, cambiano gli ingredienti base, si passa da alimenti a base di maiale per esempio, alimenti a base di carne di pecora, alimenti a base di carne di vacca, e cambia tutto, olio d'oliva piuttosto che burro, tutto certo. Diverso. Che tipo di itinerari fate? Riguardano soprattutto i laboratori enogastronomici, quindi le situazioni in cui facciamo piccole passeggiate, visitiamo magari i centri di produzione o i campi dove si coltivano determinate cose o i vigneti, per poi andare a visitare direttamente i produttori, insieme ad alcuni laboratori che facciamo anche per famiglie, per bambini, in cui cerchiamo di avvicinare le famiglie all'ambiente naturalistico attraverso l'arte, per esempio. Grazie ancora, grazie. E voi rimanete ancora qui con noi, qui su Radio News 24, con Gianmarco, su On Air.